Lucia Zaccagnino, lei alloggia a Sciacca presso gli alberghi di Sciaccamare e oggi ha avuto una brutta esperienza, ce la racconta? Sì, stamattina stavo passeggiando con mio marito e a un certo punto siamo stati aggrediti da un branco di cani. Non so se fossero randagi, ma sicuramente sì, perché erano tanti. E abbiamo cercato di difenderci, ma non è stato possibile. E uno di questi mi ha mosso al polpaccio. Poi siamo andati in albergo, mio marito è un medico, mi ha disinfettato e ci siamo recati in ospedale. In ospedale mi hanno fatto un'altra medicazione, poi mi hanno prescritto il vaccino, che in ospedale non ce l'avevano. Ci siamo recati in due farmacie e poi abbiamo trovato nella seconda farmacia il vaccino. E adesso io devo andare in albergo a fare il vaccino, perché ancora non sono riuscita a farlo. E volevo anche fare la denuncia ai carabinieri, per evitare che questa cosa possa nuocere ad altre persone e accadere ad altre persone. Ecco, al di là del racconto che lei ci ha fatto, qual è, diciamo, il suo commento su questa vicenda? Lei non pensava certo, venendo in vacanza a Sciacca, di avere una disavventura di questo tipo? Certamente no, però so anche che può accadere dappertutto. A me è accaduta a Sciacca, non so se ce ne sono tanti, se sono solo quelli che hanno aggredito me. Io non so che situazione c'è qui, però erano tanti cani che mi hanno aggredita. Proprio nella zona degli alberghi? Sì, nella zona degli alberghi, giù, al mare.